Ciao. Ciao a tutti, buonasera. Siamo in partenza, Margherita sta arrivando. Stavo guardando un libro bellissimo di cui adesso vi racconto. Allora, facciamo un po' di punto della situazione. Allora, appuntamento della prossima settimana. Assolutamente da ricordarvi. Poi, così, dopo Margherita vi ricorda anche tutti gli appuntamenti, magari un pochino più avanti. Però il primo, il più vicino, e poi abbiamo una piccola sorpresa che stiamo mettendo a punto in questo momento, che dopo, di cui magari vi parla Margherita. Intanto vi ricordo che venerdì, direi che è il 13 se non sbaglio, avremo qui ospite in libreria Paola Cereda con il suo libro La figlia del ferro, edito da Giulio Perrone Editore. Siamo, tra l'altro, guardate la bellezza di questa copertina. Giulio Perrone ha sempre delle copertine stupende. Ospitiamo per la seconda volta in presenza, in realtà per la terza volta in assoluto, Paola Cereda, perché presentiamo il suo primo libro qui alla Biblion pre-pandemia. Durante la pandemia ci siamo collegate online con lei perché ci raccontasse la sua seconda uscita, che in realtà era il suo primo libro. Ora ci fa veramente tanto piacere ritrovarla con questo suo nuovo lavoro, che si chiama appunto La figlia del ferro, che è una storia ambientata nel periodo tra la fine della seconda guerra mondiale, liberazione e il post liberazione, all'isola d'Elba, attraverso la storia di una donna che si chiama Iole, che fa di mestiere la lavandaia e che nonostante i fatti tragici del periodo che si sta attraversando, cerca di trarre dalla vita la maggiore felicità, il maggiore piacere possibile, anche con degli atteggiamenti e dei comportamenti anche piuttosto liberi per quei tempi, cosa che insomma la fanno sentire anche un filino diversa rispetto al mondo che la circonda. Non vediamo l'ora di parlarne con Paola, l'aspettiamo venerdì 13 alle 21 come al solito qui in libreria. Come sempre vi ricordo che, essendo ovviamente la libreria con spazio limitato, se volete partecipare scriveteci che vi prenotiamo il posto e cerchiamo di ottimizzare gli spazi. Quindi nel frattempo è arrivata Margherita, eccomi, che ha tutta una bella pilotta di libri. Oggi piccola. In realtà, Marghe, tu devi segnalare altri appuntamenti, visto che siamo in tema appuntamenti. Sì, questa è stata un po' un'improvvisata, perché abbiamo avuto questa occasione, l'abbiamo colta molto volentieri, siamo riusciti a incastrare. Aspetta che, vabbè, siamo sempre contenti quando vengono gli autori e le autrici, ma quando riusciamo a averne dall'estero, insomma, è sicuramente un arricchimento particolare, soprattutto perché non abbiamo mai lavorato con Tlon, e in particolare su questo argomento, mi dire, di cui si parla tanto, ma non così. Esatto. Mercoledì 18 maggio presentiamo insieme all'autore, che si chiama Laurent de Sutter, è un filosofo belga, è un esperto di teoria del diritto, questo librino che si chiama Per farla finita con se stessi, antimanuale di crescita personale, edito appunto da Tlon. Che libro è? È un libro in capitoli brevissimi, che devo ancora leggere perché è tutto stato fatto in questi due giorni, quindi non ho grosse... Immaginatevi come la vivo serenamente, che devo parlare con lui, che è un professore, insomma, giovane, ma dire, con già una carriera avviata, che fa divulgazione su più argomenti, in italiano, cioè, scusate, in francese con lui e in italiano con il pubblico, certo. Quindi cioè, la vivo proprio tranquillamente, in più pensare anche alle domande da fare, vabbè, ok, tutto bene. Marghe, la mettiamo sì, veramente dopo alla per prova gli asco, qui siamo upgrade, no? Cioè, meno qui, avendo studiato filosofia qualcosa, forse mi ricordo. E niente, praticamente, cosa divertente che io parlo, diciamo sempre, bisogna che in qualche modo ci informiamo un po' su questo mondo dei manuali di crescita personale, che è, forse ve lo raccontavamo, una delle
dei trend editoriali più forti degli ultimi 2 o 3 anni. Sì. E poi è divertente che invece di informarci su quello presentiamo un antimanuale di crescita personale, Nessuna delle due ci si è mai messa no? No, realmente no, perché non è. non è il nostro genere. Esatto. E praticamente lui parte da un presupposto che è quello dei manuali, no? Cioè questi imperativi anche molto usati in tanti slogan pubblicitari, no? Se conosci te stesso, accetta te stesso. Accetta i tuoi cambiamenti, Sì. migliorati, cambia stile di vita e lui si dice: ma te stesso chi? Cioè, nel senso, cioè, in che senso dobbiamo essere noi stessi? Cioè, questo concetto di identità poi è così chiaro? Cioè, accetta te stesso quale te stesso, direbbe Pirandello, no? Se vogliamo richiamare un classico che abbiamo letto tutti. E quindi, insomma, è molto interessante perché lui, mettendoci 1.000 riferimenti, ma scrivendo un libro divulgativo, poi magari la prossima settimana che l'avrò letto ve lo racconto un pochino meglio, fa proprio questo, c'è cioè una decostruzione di questo concetto di identità in cui forse siamo tutti un po' incastrati. Io sono curiosissima No, sia di questo libro ci leggerlo ha incuriosito un tantissimo. sacco, sia di poi di capire insomma come ha trattato l'argomento. Appunto si chiama Per farla finita con se stessi e lui si chiama Laurent de Sutter. E ve l'ho detto che è filosofo belga, vi volevo anche dire qualcosina in più, giusto per aumentare la mia ansia. Professore di teoria del diritto presso la Vrije, più o meno, Universiteit di Bruxelles, dirige la collana Perspective Critique per la casa editrice Presse Universitaire de France, niente, e la collana Theory Redux per la casa editrice londinese Polity Press, scusate. Il suo lavoro si concentra sulla storia culturale del diritto, in particolare sul legame tra diritto e trasgressione nella storia della cultura giudaica europea. Ma così niente proprio. Certo. E ha pubblicato già varie cose. E quindi, insomma, super interessante, 18 maggio alle 21, come è altrettanto interessante, ma su tutti altri temi, ovviamente, è il libro di Paola Cereda, di cui parlavamo 2 secondi fa, è Esatto. quello proprio romanzo, Sì, quello è proprio un romanzo. romanzo, poi è di quelli calati nella nostra storia. Paola ha una scrittura molto lieve, piacevole, molto classica, quindi è proprio una storia, un romanzo super classico, però insomma è sempre piacevole. Poi lei è veramente una persona deliziosa, quindi è anche un piacere parlarci. Poi dico solo 2 altre 2 cose sugli Sì. appuntamenti. Lunedì 9 maggio alle 21 abbiamo il GDL online su Serge di Yasmina Reza. Oggi ho mandato il link a chi è iscritto, insomma già riceve i link. Se lo volete ricevere, non l'avete ancora, intanto prima controllate in tutte le varie cartelle perché usando un provider che manda, diciamo, le newsletter a volte va in promozioni o in spam, quindi prima controllate che vi sia arrivato. Se non è arrivato, scrivetemi che ve lo rimando. 9 maggio ore 21, non so se l'avevo detto. E invece il 23 maggio ore 21 ci rivediamo sempre con il gruppo online con Soffiano sui nodi di Aceteme il Coran. E invece la settimana prossima, non posso dirlo ancora, secondo me, infatti no, vi dico solo 11 maggio, che è mercoledì, ore 21, ci sarà una bella sorpresa sulla nostra pagina Facebook, una diretta con insomma, un ospite interessante che non è organizzata da noi, è organizzata dall'editore, ma siamo molto contente perché ci hanno chiesto, insomma, siamo state selezionate tra le librerie che parteciperanno. E Di cui esatto. io non so ancora nulla perché credo che sia Neanch'io, arrivata la praticamente, in realtà neanch'io, anche se devo mail. partecipare. Credo tipo è arrivata la mail 5 minuti fa Sì, ma perché non io c'è non. scritto Ah, non c'è pochissimo, scritto quindi pochissimo. pochissimo. Ok, va bene, è tutta una Quindi sorpresa. vabbè, tutta una sorpresa, vi diremo in questi giorni, ma stay tuned, come si dice. Stay tuned. Ok, direi che ho finito con gli appuntamenti, vi ho già detto che stiamo già pensando ai prossimi GDL, presentazioni, eccetera, oltre a quelle di maggio, quindi si andrà a giugno, anzi posso già dire, no dai lo dico la settimana prossima che esce il libro, tanto andiamo a giugno, è una presentazione che sarà qui a giugno, ma lo raccontiamo poi Quando quando esce abbiamo il il libro libro, in mano. esatto. Esatto. Vai. Molto bene. Allora, parto dai ragazzi per farvi vedere. In realtà quattro albi, ma sarò molto veloce a farveli vedere. Due sono due silent. Allora, questo era
era già, è già uscito da un pochino a febbraio, però devo dire la verità, mi era un po' passato sotto mano senza dargli particolare peso finché una educatrice non me ne ha parlato e allora sono andata a riprenderlo. Il libro è per bambini anche molto piccoli perché ha una grafica semplicissima, le immagini dicono tutto e utilizza anche dei protagonisti che sono assolutamente comprensibili anche ai bambini piccolini, quindi già dai 2 anni secondo me si può utilizzare. Il libro si chiama Io sono blu di René Guglielmi ed è il libro che ha vinto anzi scusate, è stato finalista e poi anche vincitore del contest 2021 dei Silent, quello legato alla Fiera del Libro per ragazzi. Il libro è edito da Cartusia, che è un editore di cui non parliamo spessissimo, però ogni tanto esce con veramente delle perle. Allora, protagonista sono le api. In realtà, protagonista è una pina che invece che essere a righe gialle e nere, come tutte le sue amiche, è a righe blu e nere. E lei, poverina, è un po' spaventata da questa cosa, perché ovviamente si sente diversa e c'è anche da dire che le sue compagnucce la prendono anche un po' in giro, insomma, è una pina un po' bullizzata. E lui. Da Soleil forse, chiamiamola Lapina, non ha un nome essendo un silent, e è un po' triste, un po' spaventata da questa cosa, fino a che la mamma deciderà di farle un bel bellissimo vestito a maglia giallo e nero, in modo che possa essere uguale a tutti gli altri, ma e va tutto bene, va molto meglio, fino a che un giorno questa maglia di lana non si impiglia nei rami degli alberi e si sfila tutto. Quindi per tornare alla situazione iniziale, dove tutte le apine la prendono in giro. Ovviamente ci sarà un finale costruttivo e positivo, che sarà quello quando la nostra Pina, la nostra protagonista, allontanandosi dal suo piccolo mondo, incontrerà degli altri insetti che sono peraltro di tutti i colori e quindi lui capirà che insomma non è assolutamente un problema essere di colore diverso. E quindi un altro bell'album molto semplice ma molto immediato per i bambini sulla diversità e sull'accettazione del colore, di qualunque colore o di chiunque personalità sia, a proposito di identità. Io sono blu. Irene Guglielmi per Cartusia. L'altro Silent invece è un Silent per ragazzi molto più grandi perché ha una grafica, devo dire, molto particolare, bellissima. È tutto giocato sui toni del pastello e ha una conformazione, cioè una configurazione quasi a livello pittorico. È la storia di un'estate di un ragazzino in vacanza. L'autore è. Adesso vi sfido a leggerlo, Ji Yoon Kim, Non pensi? so, Si a chiama caso, Un'estate ed è però. edito da M Edizioni. È la storia appunto di questo ragazzino che va in vacanza con la famiglia sulla riva di un lago e arriva e ha questo per farvi vedere l'impatto grafico della storia. A un certo punto la storia si colora molto lievemente, proprio con questi toni di pastello, e tutto in silenzio è proprio la scoperta della natura, del mondo e soprattutto dell'acqua, perché il bambino si farà un bellissimo tuffo nel lago e scoprirà anche tutto quello che c'è sotto, ma anche poi delle stelle, della natura intorno, quindi è proprio un viaggio, guardate che bella questa immagine sott'acqua, è veramente graficamente stupenda. Questa è la foto di copertina che in effetti nella sua grandezza fa un bellissimo effetto. Quindi con questo, così, con questo andamento pittorico, non saprei che tecnica possa essere questa, non si capisce molto bene. Però insomma è veramente bello, finisce in una notte stellata con il bambino e il suo cane che guardano le stelle. Bellissimo, molto poetico, esteticamente molto bello, un'estate per Ji Yoon Kim, però insomma anche per i bambini, per così affrontare questo periodo. L'altro che invece è arrivato oggi, ve lo volevo far vedere, ha una grafica incredibile, molto particolare, piena di dettagli, tutta lavorata. Che stile potrebbe essere questo, Margherita? Come potremmo definirlo? Sembra quasi,
hai presente come quelle, questa è la mia grande tecnica sulle tecniche di disegno, come quei tipo delle incisioni, non so come dire, Potrebbe cioè un essere, ve lo faccio movimento vedere se qualcuno contrasto. ha un'idea. Ha questo, anche la copertina, vedete, è tutta lavorata, con un Sembra sacco quei di libri che piccoli si dettagli. grattano. Esatto, sembrano i libri che si grattano, brava. Comunque, vi volevo parlare di questo libro che si chiama Mentre tu dormi. Lui è Mick Jackson e John Broadley. E la storia è molto molto carina perché racconta tutto quello che succede alla notte mentre i bimbi dormono. E quindi ci sono veramente, si scopre un mondo infinito a cui poi magari neanche noi pensiamo, per cui ci sono i camion che fanno le consegne della merce. E poi ci sono i treni e gli autobus che sono fermi ma vengono puliti, e poi ci sono quelli che puliscono le strade, ci sono i postini che cominciano a smistare la posta da portare la mattina, i panettieri che fanno il pane, e alcuni negozi che rimangono aperti la notte, ed è carino perché ci sono i negozi, per esempio, di persone ritratte come indiani, come adesso vediamo spessissimo nella nostra città, dove magari ci sono dei negozi specialmente di frutta e verdura, che stanno aperti fino a tardi la sera. Insomma, è molto molto carino, ma è per esempio anche poi le cose che vanno avanti, siamo in una corsia di ospedale dove ci sono comunque le infermiere che controllano che i pazienti stiano bene anche durante la notte. È veramente molto carino. E poi ci sono, si va fuori città e al di là del mondo umano c'è il mondo animale, che dove ci sono gli animali notturni che quindi vivono di notte. Insomma, è veramente un albo su cui poter spaziare e raccontare un sacco di cose ai bambini, molto molto carino. Inizia con il bambino che si è a letto e finisce con i primi soli, e intanto ci racconta tutto quello che avviene di notte. Il libro è edito da Nomos, che fa sempre albi veramente belli e anche un po' arditi nella grafica. Questo è stato il libro che ha vinto il miglior Best Illustrated Children Book del 2021 negli Stati Uniti, e ha vinto anche il premio del Public Library di New York, assieme al New York Times. Quindi libro super titolato, ma direi che lo merita tutto. Molto molto bello. Chiuderei la zona ragazzi con un libro Dopo ne ho una bellissimo. io, cioè che poi Ne hai è. una anche, ne hai una anche Margherita, ma dire che per ragazzi è No. un po' ardito, insomma, sono quei libri un po' senza età. Allora, si chiama Il viaggio delle parole. Anche questo. Sì, anche questo, anche se dai, un ragazzino di 8-9 anni lo puoi Sì, dare no, tranquillamente. capito. Oppure anche forse un filino più se c'è un genitore che di fianco gli racconta e gli Certo. spiega. Lei è Andrea Mercolongo e Andrea Uccini, che è l'illustratore. Andrea Marcolongo, se la ricordate, è un'autrice che ha iniziato, mi sembra, 5-6 anni fa. Ha Sì, adesso pubblica scritto, con Mondadori, con esatto, Strade Blu, no? sì, però mi ricordo che uscì ed ebbe un certo successo forse con Raffaello Cortina, con quel suo Non lo saggio so. con le parole. Comunque è una studiosa di, non so se è proprio una linguista, però comunque lei studia. Etimologia, sì. Esatto, studia il mondo delle parole, ebbe un certo successo anche andando in televisione con il suo primo libro. Qui fa questo albo per ragazzi molto bello, edito da Mondadori, che racconta l'origine e il viaggio e come sono arrivate fino a noi alcune parole. Ed è veramente molto ben fatto perché c'è proprio tutta l'etimologia, dal greco, dal latino o se arriva da altri ceppi, diciamo. E ci sono tante bellissime parole, per esempio c'è nostalgia, fantasia, poesia, c'è anche la Margherita, ve lo dico, che però sapeva già dell'origine del suo nome. Poi c'è la politica, animale. Vi volevo fare vedere, ovviamente, femminile, amore, ecologia, l'odio, molto interessante quello sull'odio. Però, visto che c'è anche leggere, mi sembrava la parola più adeguata per andare un pochino più a fondo. Esatto. Che come in indoeuropea si dice lag, da lego in greco, leggere in latino, fino al nostro leggere.
e quindi leggere come narra questa etimologia, dice: la lettura è innanzitutto una scelta, quella di chi essere e in quale racconto del mondo vivere. È una definizione stupenda. Vi faccio vedere proprio per la grafica. Secondo me è un libro da leggere assieme ai propri figli o anche noi adulti da soli, perché è interessantissimo anche per noi, veramente bello. Il viaggio delle parole, Andrea Marcolongo e Andrea Occhini per Mondadori. Avrei finito con i ragazzi, quindi ti lascio introdurre questi ibridi. Ok, e allora, beh, questo mio albo illustrato preferito dell'anno per ora in assoluto, da quando Patrick ce l'ha fatto vedere, Sei impazzita. sono impazzita perché è una cosa, cioè, ho messo un po' su Facebook anche l'altro giorno, quindi insomma, l'avete un po' già visto. Scritto e illustrato da Gazzole Cruciforme, ovviamente viene dalla Francia, credo, come molti dei libri pubblicati dall'Ippocampo, tradotto egregiamente perché ha tradotto praticamente tutto in rima, quindi è una cosa pazzesca. Sì, esatto, viene dalla Francia, me lo ricordavo. Si chiama C'era una forma. È un libro geniale sia dal punto di vista dell'idea che della grafica, che dell'uso dei colori, del disegno, dell'edizione ovviamente, ma qui non avevamo un dubbio, dato che è sempre Ippocampo. Praticamente siamo nel regno di Dorbentisquadro, esposto ai quattro venti, e in questo regno bisogna avere una caratteristica, cioè essere spigolosi. Quindi poi, insomma, hai un ruolo in questo regno, questi sono tutti i vari, no? Quelli che fanno cose in quel regno, se hai gli spigoli. Ovviamente il re e la regina sono spigolosissimi, no? È tutto fatto così, astratto, a forme, ma è stupendo. E poi ha due tipi di narrazione, una qui sotto con le piccole didascalie e poi c'è invece la, così, le frasi in grande. E fondamentalmente il problema è che il re e la regina non riescono ad avere un erede con tutti quegli spigoli, riescono ad avere solo degli eredi tondi. Fino a che, fin a un certo, adesso ve la faccio breve, perché poi i nomi sono geniali, c'è il boia torquato, cioè vabbè, bellissimo. Fino a che a un certo punto, non vi sto a far vedere tutti i figli tondi, che è un problema, non nasce quando, cioè, non ci speravano più, Triangola, che è la figlia Ah, io me lo perfetta, porto a casa, piena di troppo bello, spigoli, una mi devo la cosa rileggere. stupenda. E poi è tutto raccontato molto bene, cioè dice: vederla crescere era delizia, tant'era la sua furbizia, più preziosa di un diamante quando ancora era lattante. E c'è il triangolo che si trasforma in diamante. Andò oltre il ciangottare, si mise anche a studiare. Il triangolo diventa un asino. Era agile e sportiva nei suoi giochi, creativa, e c'è la tenda di tipo quella dei bambini che giocano, no? Adesso Geniale. Insomma, il è veramente. problema è che Triangola poi diventa grande e bisogna trovargli un marito all'altezza di continuare la stirpe degli spigoli. E il problema è che tutti gli spigolosi, gli angolosi che le presentano non le piacciono. Si innamora perdutamente di questo bellissimo ragazzo molto tondo che si chiama Gigi Gomma. E vabbè, da qui la storia va avanti. Cioè, io credo che sia un libro geniale, anche poi per quello che racconta, se non vi sto a raccontare il Questa finale, fiaba per le delle però forme. c'è questa fiaba delle forme, veramente per me è un capolavoro. Si chiama C'era una forma. E che devo dire, stupendo, cioè, proprio ingegnoso. Invece poi vi volevo far vedere questo graphic nuovo di Tunué, che si chiama Colori Invisibili di Sabrina Gabrielli, tutt'altro tema, tutt'altra grafica, tutt'altro proprio prodotto, è lui. Ed è una storia molto particolare perché la protagonista è Leila, una ragazza che da 2 anni non vede più i colori e quindi vive in una routine in bianco e nero. Finché a un certo punto, un giorno, è quello che succede all'inizio del graphic, vede un ragazzo che si chiama Luca che fa il fattorino delle pizze tutto arancione, cioè lo vede tutto vestito di arancione. E da lì inizia a rivedere degli sprazzi di colori, però
quello che non si riesce a capire all'inizio è perché e quando e come, no? E quindi c'è, ovviamente è un graphic su questa ragazza, i suoi amici, questo suo, insomma, vivere una vita anche di piccoli pensieri, di concerti, di rapporti. E, questo indagine su quello che lei vede e sul perché e super interessante anche dal punto di vista grafico, perché appunto alcune parti sono a colori, altre in bianco e nero, dipende la visione se è la visione di Leila, se è la visione dei suoi amici e se è il momento in cui lei vede i colori o meno. Devo ancora leggere, però mi sembra veramente interessante. Sì, ecco qui c'è la parte, c'è medica ed è in bianco e nero. Sembra molto molto interessante a livello di temi. Poi vi farò sapere. Andare avanti, vai No, tu. A sì, vai, vai. proposito di graphic, su temi divulgativi, uno ve lo ricordo perché ve l'ho già fatto vedere, l'altro ve lo faccio vedere, non è uscito adesso, è uscito qualche settimana fa, ma è arrivato solo adesso in libreria. Tutte e due vengono dalla Francia, dove la divulgazione su questi temi è un po' più avanti che qui. In particolare poi in questi giorni c'è stata la proposta di legge sul riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del pudendo come malattie croniche invalidanti. Qui non si parla nello specifico di quello, ma si parla di endometriosi, quindi insomma per fortuna stiamo iniziando veramente a divulgare in larga scala su questi temi che insomma sono malattie che affliggono, dati di questi giorni, una donna su sette, quindi tantissime donne, e molto spesso le diagnosi tardano anni e quindi è per questo che in Francia queste due autrici hanno scritto e disegnato questo graphic che si chiama È solo endometriosi, pubblicato in Italia da Becco Giallo, che è molto impegnato sui temi comunque sia medici che sociali nei propri graphic, e loro si chiamano Fanny Robin e Mayfair de Gribouille, più o meno, un cognome difficilissimo, e loro appunto soffrono entrambe di endometriosi e hanno deciso di raccontare la propria esperienza come denuncia, ma anche come un modo di dissacrare e diciamo alleggerire questa loro battaglia, tant'è che appunto è un graphic molto divertente, ma allo stesso tempo fa molto pensare su quanto è difficile avere una diagnosi, quanto è difficile accedere ai farmaci, agli esami specialistici, all'operazione. Tra l'altro, scusa Marga se ti interrompo, mi è capitato di sentire un'intervista a una ragazza non molto tempo fa in radio e tra l'altro credo che proprio per questo motivo che non è considerata malattia invalidante, la maggior parte dei farmaci siano a pagamento, quindi Sì. questa ragazza diceva Esatto. che praticamente si stava svenando perché Sì. Sì. spendeva 300-400 euro al mese per poter stare decentemente perché lei aveva una malattia anche piuttosto molto invalidante e quindi insomma non sono cose banali queste del riconoscimento della malattia invalidante perché vuol dire avere le medicine riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale, insomma, che è piuttosto No. No, ma importante. anche quello, prima di tutto a livello economico e poi anche a livello di proprio, cioè, come dire, riconoscimento del dolore, Certo. perché il dolore cronico, oltre a necessitare di farmaci e quindi di soldi, è veramente proibitivo a lungo Mamma termine mia, e non sempre certo. uguale. Sì. E quindi anche proprio è molto importante divulgare quanto la vita di queste donne in certi periodi è limitata in delle attività che a noi sembrano normalissime, tipo stare sedute su questa sedia Esatto. di legno, ad E esempio. poi di conseguenza lavorare, fare le Esatto, stare in cose. ufficio tutto il Certo. giorno, eccetera. Quindi, insomma, questo è solo endometriosi, che già dal titolo capite che cerca di ribaltare la nostra percezione, no? E attivare la nostra attenzione su questa malattia. E il secondo è La Sostituta, ve ne ho già parlato, quindi sarò breve, di altre due autrici, Sophie Adriaansen e Matou. Questo invece è un libro l'inizio della maternità, quindi la protagonista è questa neomamma che ha fortemente voluto
la propria bambina insieme al proprio compagno, ma quando questa bambina nasce, niente è come si aspetta, è tutto molto molto più difficile. E anche questo è una divulgazione, secondo me, necessaria su quanto la maternità idilliaca può essere la verità per alcune donne, ma non per tutte. E Certo. quanto sia ancora difficile parlare appunto di depressione postpartum e di tante altre esperienze che possono risultare complesse. Lo dico anche perché domenica è la festa della mamma e noi qui abbiamo tanti albi molto belli sulla mamma, ma secondo me è importante anche parlare di maternità in modo non edulcorato. Giustissimo. Insomma, queste narrazioni ce ne sono tante, io e Paola ci stiamo molto confrontando su questi temi e ci siamo dette che sono effettivamente necessarie perché ancora io, nonostante anni di lotte sul tema, percepisco nella mia generazione una fortissima aspettativa sociale sul fatto che la gravidanza deve essere un viaggio sereno e il parto deve essere, insomma, il più pulito possibile e la maternità deve essere questo momento di idillio, no? Di diglio, sì, di E tutti ci superrealizzazione si della augura che donna. sia così, e magari per alcune è così, ma Non è non è detto. detto. E quindi vanno raccontati tutto lo spettro, come di tutto in realtà. Ok, basta. Cambio argomento totalmente. Vuoi andare tu? Sì, vai pure, Marvi, Ok, sì. cambio argomento totalmente, andando su un altro argomento molto gettonato in letteratura in questi anni per un motivo, perché è un argomento molto urgente di cui parliamo tanto ma è sempre troppo poco, che è il nostro rapporto con il pianeta. La parola antropocene, non so, io forse dopo la mostra che c'è stata qui a Bologna così Bologna. grande, ma negli ultimi 2 anni la sento molto più È spesso, è vero, come è se si entrata fosse, proprio esatto, nelle. Sì, standardizzata. Non anche so secondo se a me. livello scientifico sia così, ve lo chiedo se qualcuno lo sa. A livello, diciamo, divulgativo, assolutamente Sì, sì. se ne parla tantissimo. È uscita per Einaudi nei Coralli questa raccolta. Dopo vi leggo i nomi. Sono nomi non tutti contemporanei, perché è una raccolta, un'antologia. Adesso ve lo racconto. Si chiama Racconti del pianeta Terra, a cura di Nicolò Scaffai. Nicolò Scaffai è un insegnante, un professore di critica letteraria e letterature comparate all'Università degli Studi di Siena. Ha insegnato letteratura contemporanea all'Università di Losanna ed è membro del direttivo di Compalit, Associazione di Teorie e Storie Comparate della Letteratura. Ha scritto vari libri di critica e qui che cosa fa? Seleziona dei saggi su appunto il nostro rapporto con il pianeta Terra. Sono saggi che partono da Giacomo Leopardi, perché di natura, se si Certo. parla di natura, non si può non partire da lui. C'è H.G. Wells, c'è Jack London, diciamo, fra le origini, e poi c'è Primo Levi, c'è Sjöberg, c'è Coetzee, c'è Anna Maria Orthese, Jonathan Safran Foer, Mario Rigoni Stern, Sebald, Volodin, Martin Amis, Ursula Le Guin, Annie Proulx, Ballard, Zanotti, Gosch, Zadie Smith, Margaret Atwood e Jonathan Franzen. Hai detto Tipo, niente? Hai per detto dire. niente, Marghe? Non vi ho letto tutti i temi, sono divisi per temi e chiaramente il tema comune è, sono tutti scritti su il nostro rapporto con il pianeta. È lui e esce con questa foto, non so se tu la riconosci, però è una foto molto bella in copertina, dopo ci guardiamo, e si chiama Racconti del pianeta Ma Terra. direi una roba molto nordica, visto che c'è Sì. un iceberg con davanti una spiaggia. Esatto, però mi sembrava una foto molto Sì, bella, sì, sì, ecco, sì. in Ah, sovraccoperta. qua. Foto Emily Mori, Votes Image, però non dice neanche dov'è. Cambiando totalmente tema, invece, qui questo promette di essere un libro, tra virgolette, leggero,
Ma non troppo, cioè nel senso leggero, scorrevole da leggere, ma che tratta anche questo un sacco di temi attualissimi. L'ho scelto anche perché io non conoscevo l'autrice, ma chi ha letto il suo romanzo d'esordio più famoso del 2003, che si chiama Brick Lane, mi dice che è molto bello. E qui, leggendo un po' di critiche, dopo aver scritto delle cose tra il 2003 e adesso, ma non sono a quanto pare all'altezza, invece qui sembra che sia tornata veramente a livello molto, molto simile a quello del romanzo d'esordio, a quel tipo di brillantezza. Lei si chiama Monica Ali, è nata a Dhaka, è cresciuta però a Londra. Il libro si chiama Amore, matrimonio. Lei che cosa fa? Parla della difficoltà della multiculturalità, delle ipocrisie che stanno attorno al appunto al concetto di matrimonio, alla difficoltà di avere a che fare con la propria famiglia e quella di un altro, soprattutto quando le culture sono diverse, e di religione, di appunto inclusione, e lo fa prendendo come due protagonisti, una ragazza e una ragazza, due studenti di medicina. Lei si chiama Yasmin Gorami e la sua famiglia è originaria del Bangladesh. Lui si chiama Joe Sangster e invece è di una famiglia della, diciamo, della borghesia londinese. E quando c'è l'incontro fra queste due famiglie così diverse fra di loro, non tanto fra le famiglie stesse, ma tra i due promessi sposi, in particolare nella ragazza, scatta qualcosa che la fa dubitare, diciamo, dell'unione che stava per consacrare. E da lì tutto si incrina un po'. E iniziano i dubbi e soprattutto iniziano, insomma, a riemergere delle cose che non sappiamo. E quindi un po' sognando Beckham, ma anche io sono cresciuta con Sognando Beckham, perdonate, e questo riferimento un po' così, ma chi ha la mia età ha capito, e perché è Anche più stato, vecchi, anche più no, vecchi. ma perché per noi è stato proprio un film molto importante, cioè Sì. era la prima volta che si parlava di quei temi in modo così facile, Ok, lieve, capito? Cioè piacevole. di femminismo, Ma perché alla fine certo. c'è questa ragazza che gioca a calcio, però di Certo. questa famiglia così tradizionalista e si innamora di un bianco inglese, oddio, cioè era molto comico, con un sacco anche di errori, cioè riguardato adesso è un film che ha dei problemi chiaramente a tutti i livelli, però era la prima volta che noi, che eravamo molto piccoli, vedevamo questa Certo. realtà. In modo edulcorato, Certo. romantico e tutto, però per noi è stato, cioè non è solo riconoscibile, è proprio un riferimento pop, ma con la sua importanza. Comunque, a parte gli scherzi, per dire che per me è un grande complimento, c'è questa Londra così, appunto, da un lato piena di promesse, dall'altro nella generazione precedente ancora un po' problematico a livello di incontro. E quindi, insomma, mi sembra che prometta molto bene. Qui, sempre per le mie amanti di saghe familiari, questa è un po' diversa, non è proprio una sagona, però è sicuramente interessante. Si chiama Amore, matrimonio. Copertina è molto bella ed è praticamente quella originale, cioè trasposta in italiano. Carino. Pare che Ma tu guarda, hai. prendi un po' fiato, mi collego. Qui invece andiamo negli Stati Uniti, non siamo in Inghilterra. Allora, devo dire che questo libro un po' mi ha stupito quando l'ho dovuta leggere 3 volte la sinossi prima di ordinarlo, perché è pubblicato da un editore che normalmente fa una letteratura molto d'evasione, non è un autore, credo che non vi abbiamo mai probabilmente presentato qualcosa pubblicato da questa casa editrice, che è la casa editrice Nord, che ha, con tutto il rispetto, però hanno proprio una linea editoriale molto di divulgazione, cioè molto, diciamo, d'evasione, ecco, fa una linea di gialli, fa una linea di letteratura un pochino più rivolta al mondo femminile. Qui invece si è aggiudicata niente meno che un finalista del Booker Prize e che è in corso di pubblicazione, di traduzione in 28 paesi.
Quindi, insomma, mi ha un po' stupita. Letto 3 volte la sinossi, ho detto, beh, insomma, vale la pena averlo in libreria. Il libro si chiama Zucchero Bruciato e l'autrice si chiama Avni Doshi, presuppongo che sia di origine orientale, ma comunque nata nel New Jersey e americana al 100%. Zucchero Bruciato racconta un rapporto fondamentalmente tra madre e figlia. Cosa succede? La madre, i protagonisti sono appunto in varie fasi temporali queste 2 donne, la madre che si chiama Tari, che è una ribelle, fondamentalmente una donna che non è voluta mai stare alle regole, che ha sempre fatto un po' i cavoli suoi, molti amanti, vita spericolata, passando da fare la mendicante a viaggi un po' in tutto il mondo, ha questa figlia, Antara, che in questa vita molto, diciamo, concentrata sulle proprie esigenze, senza voler dare dei giudizi, è un po' un peso che lei si è portata. Quindi questa bambina cresce con dei grandi vuoti affettivi, delle mancanze, eccetera. Il libro poi si sposta in una fase successiva quando la madre Tara è 60enne e si ammala di Alzheimer. Quindi la figlia, nonostante appunto questo, diciamo, questo rapporto con la madre così difficile, così pieno di magoni, direbbe Sara Certo. Garagnani, così pieno di magoni, decide che non, comunque l'amore e l'attaccamento è più forte di tutte le ferite che ha lasciato nella sua vita, e quindi decide comunque di accudire e di A proposito occuparsi di di questa mamme. madre. Esatto. E niente, quindi in questi momenti di grandi silenzi, di rapporto con una persona che sta pian piano perdendo la lucidità, la memoria, eccetera, ripercorre le fasi salienti della sua vita, tutti questi momenti di conflitto, di mancanza, e ci racconta un po' la loro storia. Quindi un rapporto madre-figlia, anche questo nel giorno della mamma lo potremmo citare per un anti-libro tutto positivo sul rapporto madre-figlie. Quanti di noi vorrei pescare qualcuno che non ha nessun nodo irrisolto con la propria madre, se mai esiste, però insomma è stato veramente acclamato come un ottimo indagatore dei rapporti. Quindi Zucchero Bruciato di Avni Doshi per casa editrice Nord, mi fa stranissimo dirlo perché Tocca dirlo. tocca Ciao dirlo. Nord! Ciao! No, vabbè, ho detto che di solito fanno un altro tipo di letteratura che noi di Salutiamo solito gli non amici di presentiamo, Nord. però salutiamo. Allora, andiamo avanti. Volevo dirvi. No, No, intanto no, ma volevo. vai Ah, no, pure, no, vai Margaret, perché queste sono figurati. anticipazioni. Ah, Come vai? ok. Allora, Invece, ciao Sellerio, di voi parliamo sempre. ciao Se vogliamo Sellerio, di cui bene. parliamo sempre. Vi faccio vedere questo libro che è già uscito da 2 o 3 settimane. Era un po' lì che mi chiamava. Ieri l'ho Anch'io, iniziato, infatti. e mi ha veramente catturato. Il problema è che ho tante cose che devo Vorrei leggere. ricordare collana di narrativa straniera di Narrativa. Sellerio, mia collana preferita, ve lo dico sempre, di narrativa Esatto. straniera perché è rara, ma quello che esce è Stupendo stupendo. sempre, e non trascuratelo, anzi fidatevi, cioè No, fidatevi proprio, no. prendete i Alta, cioè libri. molto particolare, Sì. molto. Sono tutti dei libri, non sono quasi mai dei romanzi puri, diciamo, di trama. Penso a Ben Lerner, penso a Sheila Hattie, penso a Statovci, penso a Max Port, penso a tanti nomi, a autore cileno, autore di poeta cileno, si chiama così, ma non mi Sì. ricordo il suo nome. Neanch'io. Però, insomma, romanzi particolari, ma pazzeschi. Sì, Così. veramente tanto. Niente, figurati. E anche qui la storia è abbastanza particolare perché, allora, come ve la racconto può sembrare assolutamente banale, perché fondamentalmente è una storia d'amore. È una storia d'amore molto forte. In realtà, qua si ragiona un po', è in una situazione estrema, e quindi tutto quello che sono le emozioni, le relazioni sono assolutamente portate all'ennesima potenza. L'arte di bruciare, il titolo lo dice Tra l'altro, benissimo. il titolo inglese è ancora più È bello. ancora più bello. Burn. Vabbè, tu parli, adesso lo cerco. Guardiamo perché mi ha incuriosito. Burn è un po' intraducibile in L'arte di realtà. bruciare, Burnt Coat, che è il nome che lei dà
al posto dove vive, Birdcote, che non sa neanche lei da dove venga questa origine, perché compra questo specie di magazzino, la protagonista, che si chiama, adesso ve lo dico, Edith. Non mi ricordo più, Edith. È un artista che costruisce cose molto grandi, una scultrice, assembla cose, fa cose molto materiali. Ha comprato a un certo punto questo vecchio capannone in disuso per pochi soldi, che viene chiamato Birdcote, dove lei vive e lavora. L'altra cosa estrema è che lei ha preso questo virus, e qua entriamo in un mondo un po' così, ha preso questo virus e sa che dovrà morire. Quindi si sta proprio preparando alla dipartita, quindi sta anche pensando a come sistemare le cose, a chi lasciare i suoi manufatti, insomma, sta cominciando a pensare, fino a che un giorno non incontra un ragazzo immigrato che fa l'aiuto cuoco in un ristorante, e di cui e si innamorano perdutamente, iniziano questa relazione fortissima, emotivamente molto molto forte, anche molto erotica, molto corporea, dove proprio in vista di questa fine che sta arrivando, tutte e di questa malattia che c'è intorno, e questo lockdown che hanno vissuto, sto parlando di cose che abbiamo ben presente, diventa tutto fortissimo. E quindi con una scrittura, io veramente ho iniziato, ho letto 50 pagine ieri, sono già dentro, c'è una forza, una vitalità veramente, veramente potente, racconta la vita, racconta la morte, racconta l'amore, racconta il sesso, il corpo, mi sembra veramente grande. Poi dopo spero di averlo finito per la prossima settimana per dirvi se ha mantenuto, ma credo proprio di sì. Tutto in 200 pagine. Le premesse, sì, tutto in 200 pagine, che è anche secondo me, un grande pregio, perché è molto facile scrivere, no, non è molto facile scrivere delle cose lunghe, però è più facile, ma trarre l'essenza e la concisione nei libri, almeno per me, è sempre stato un grande dono. Chissà se è una poetessa, mi chiedo. Realtà lei, no, allora, no. Ha avuto un sacco di premi come racconti, quindi nasce con i racconti brevi, ha vinto veramente tutti i premi possibili immaginabili in Inghilterra, e l'unica scrittrice ad essere stata selezionata 4 volte tra i finalisti del BBC National Short Story Award, e ha vinto nel 2013 con racconti vari. Questo è il suo primo romanzo, tra l'altro. Che non è tanto lungo, infatti. Niente, volevo solo dire, dato che la prossima settimana esce un sacco di roba, fra cui Tiffany McDaniel, il nuovo Cose, che ha il titolo a livello di, diciamo, testuale, secondo me, cioè loro ci giocano molto anche questioni di un certo genere, questo Le droghe in sostanza, per me è stupendo, e anche l'argomento è interessantissimo, che si capisce dal titolo, chiaramente. E poi escono altre due cose che, però, già che ho qui, ve le faccio un attimo vedere, perché la prossima settimana, col fatto che abbiamo la presentazione, non so come saremo messe a livello di diretta. Allora, esce per Sur Melma Rosa di Fernanda Trias, ed è questo il libro che presenteremo il 9 giugno. Verrà qui Fernanda Trias, autrice uruguaiana, con Giulia Zavagna, che ormai, insomma, siamo molto contente di vedere Giulia e di conoscere Fernanda. È un libro che è stato segnalato sul New York Times come uno dei migliori libri spagnoli quando è uscito in lingua originale. È il libro che ha consacrato Fernanda Trias come una delle voci più interessanti della letteratura sudamericana contemporanea, e tradotto non mi so in quante lingue, e quindi, insomma, siamo veramente onorate di averla qui e soprattutto curiosissime di leggere questo libro, che anche oggi è stato recensito su Internazionale da Nadisha Uyangoda. È un libro tra il romanzo di catastrofe e la distopia, anche qui c'è un contagio, è stato scritto prima della pandemia, però è una storia familiare, diciamo, in questo ambiente proprio apocalittico, e i tipi di Sur dicono che è uno dei loro romanzi più belli di quest'anno, dato che sapete quanto ci piacciono tutti i romanzi di Sur. Non vediamo assolutamente l'ora di leggerlo, copertina stupenda, e poi ve lo raccontiamo meglio. L'altra grandissima uscita di questo maggio, altro libro che aspettavamo tanto, è edita da NN, è arrivata oggi la nostra copia,
ed è il vincitore del National Book Award 2021, premi di cui abbiamo parlato tante volte, anche perché la nostra cara Jasmine Ward l'ha vinto due Certo. volte, eccetera, e non solo lei, ovviamente. Il libro si chiama Che razza di libro? L'autore è Jason Mott, titolo originale Hell of a Book, ed hanno tribolato un bel po' per trovare una Sì. traduzione. È un romanzo particolarissimo, anche molto divertente nella riflessione. Questa è sempre una cosa interessante quando succede, no? Che un romanzo sia anche Sì. divertente, soprattutto un romanzo che vince un premio così prestigioso. La storia di uno scrittore al suo esordio, con un libro che si chiama Hell of a Book, e che razza di libro, che fa questo tour per gli Stati Uniti. Ed è il suo primo tour, e lui è lo scrittore esordiente del momento, quindi si ubriaca, cioè è veramente un po' così fuori controllo in quel periodo, se la gode, è un po' sballottato. A un certo punto inizia a vedere questo ragazzino nerissimo. E questo ragazzino, che lui chiama Nero Fumo, tutto attaccato, non si capisce, meno. Non lo capiamo nella sinossi, poi forse si capirà se è una visione o se è vero. E anche perché lui, in questo suo sballottamento, lui l'autore, inizia a non riconoscere più cosa è vero e cosa no. E questo ragazzino gli racconta che i suoi genitori gli hanno insegnato che, dato il colore della sua pelle, è meglio che lui sia invisibile. E quindi è un botta e risposta continuo fra questo autore sganghieratissimo e Ma questo l'autore è ragazzino nero, invisibile. hai già capito se è Sai che nero? non ho Non abbiamo, indagato, perché non ho poi ancora appunto è indagato. arrivata la coppia staffetta oggi, quindi non ne sappiamo Chiaramente niente. i temi sono abbastanza chiari già dalle premesse e anche dal titolo, perché sono riuscita a trovare questo gioco di parole, Sì. diciamo, con il termine razza. E quindi, insomma, molto, molto, molto curiosa. Copertina bella, dove c'è questo, ipotizziamo, questo ragazzo. E quindi niente, tutta, diciamo, anche la promozione del libro è giocata su queste due facce, questi due profili, no? Del ragazzo, dello scrittore. E niente, adesso vediamo com'è, vediamo Studiamo, com'è. studiamo. Studiamo, Sì, davvero, studiamo. la prossima settimana abbiamo uscitone da guardare, Poi, esatto, la incredibile. prossima settimana escono altre cose molto belle, Tiffany, cose e tante altre. C'è il salone, e quindi chiaramente. Certo. Una novità di nottetempo bellissima di cui abbiamo anche un po' parlato in anteprima, insomma, tante cose Pezzi e da 90. vi raccontiamo. Posto. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.